Grazie Presidente. Il campo profughi di Moria e l'intera isola di Lesbo sono diventati un inferno senza speranza per tutti, residenti, immigrati e operatori. L'incendio divampato nel campo è solamente l'ultimo episodio e un ulteriore grave problema per l'isola greca. Peraltro, secondo le autorità greche, a cui va tutta la nostra vicinanza, sarebbero stati proprio alcuni dei residenti del campo ad appiccare l'incendio, come era già successo in passato per protestare contro la situazione nel campo. La situazione a Lesbo al collasso, come anche in altre zone di confine dell'Unione, come nella nostra Lampedusa in Sicilia, nella totale inerzia delle autorità europee. Un'Europa che non agisce per fermare le partenze e nemmeno per rimpatriare quella stragrande maggioranza di immigrati che purtroppo non sono profughi, ma irregolari e come tali devono essere espulsi. Un'Europa sotto ricatto dei trafficanti di esseri umani, un'Europa che subisce i diktat di Erdogan, che usa il ricatto migratorio come arma di pressione politica contro l'Europa, a cui unisce una sempre più aggressiva presenza militare in tutto il Mediterraneo. L'Europa si difenda o sarà troppo tardi.